iniziamo una serie di trasmissioni, una serie di chiacchierate con il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Intanto ben trovato sindaco. A voi. Questa prima puntata sarà un po' una puntata di bilancio, anche poi per introdurre tutti i temi di cui parleremo nelle prossime. È passato oltre un anno dall'insediamento, una campagna elettorale che si sono giocate proprio su una parola chiave, possiamo dire una cifra, che è quella del cambiamento. Secondo lei, a oltre un anno di distanza, la città respira questo cambiamento e come? Beh, indubbiamente sì. È chiaro che è un lavoro enorme, che necessiterà di anni di lavoro, perché abbiamo ereditato una città sporca, una città ripiegata su se stessa, molto litigiosa, ma cambiando da subito, nonostante le difficoltà finanziarie di Acam, il sistema di raccolta dei rifiuti, abbiamo voluto dare un segnale molto importante di un cambiamento che non è finito, ma che chiaramente già vede un sistema più a disposizione dei cittadini e non viceversa. Grandi pulizie straordinarie in tutti i quartieri, ripetute da oltre un anno. Abbiamo raccolto decine di migliaia di tonnellate di rifiuti, e questo qualcuno fa finta di dimenticarsi, ma è stato un lavoro veramente impegnativo. Poi i problemi della sicurezza, la microcriminalità, il fatto di aver messo oltre 100 telecamere in tutta la città, chiaramente un percorso che non è concluso, sarà implementato più avanti, lo diremo, con il progetto per i giardini, ma questo è stato un segnale importante. Come segnale importante è stato quello di assumere subito 13 vigili urbani, di riorganizzare il corpo in tre reparti, di cui uno operativo, l'estendere la turnazione fino a mezzanotte, il fine settimana fino alle 2 di notte, come avevamo promesso, cioè una maggior presenza da parte delle istituzioni, del Comune in particolare, coordinato con tutte le altre forze dell'ordine, che sta dando dei segnali. Poi miracoli chiaramente li fanno i religiosi, non noi. Decoro, pulizia e sicurezza erano di fatto al primo punto di quei famosi 5 punti a breve termine che l'amministrazione aveva messo proprio nero su bianco per essere realizzati appunto in breve. E secondo lei a che punto siamo, se dovesse dare una percentuale? Ah, siamo a buon punto. Io penso che adesso vi dico cosa ancora faremo nelle prossime settimane. Beh, innanzitutto con il progetto di recupero e ristrutturazione dei giardini, andremo a illuminare meglio i giardini, metteremo lì delle telecamere che si integreranno nel resto del sistema, che prevede addirittura telecamere di nuova generazione per la lettura di chi entra in città, ad esempio in via Carducci. Tutte le vie d'accesso saranno monitorate. Sostanzialmente creeremo una rete per far sì che chi vuole delinquere può anche delinquere, ma non la passerà liscia. Cerchiamo di migliorare il tema dell'illuminazione della città. Purtroppo non siamo contenti. Un sistema misto, abbiamo un po' di punti luce nostri, un po' di un privato, vorremmo darlo in gestione a un'altra società privata che in tempo reale, se si brucia la lampadina, venga sostituita, ad esempio banalmente. Tante volte non riusciamo a fare neanche questa cosa perché ci sono dei contratti che sono difficili da interpretare, da far rispettare. Sicuramente da questo punto di vista faremo un bel passo in avanti, però ci vuole un pochettino di tempo. L'altro tema importante sarà quello della riqualificazione di Piazza Chiodo, un altro segnale che farà piacere alla città, e poi il tema di Piazza del Mercato. Uscirà fra poche settimane il bando di gara proprio per la riprogettazione, e quindi un salto qualitativo importante del centro città, oltre a quello suggestivo di collegare i giardini al mare, e quindi fra poche settimane invece lì avremo proprio il progetto. Una città più bella e più pulita, è anche una città più appetibile sì. Per chi vive, per chi ci vive e per chi la viene a visitare. Esatto. Gli spezzini hanno un po' smesso forse di lamentarsi rispetto al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, almeno ultimamente sembra o che si sono rassegnati o che comunque hanno capito la novità. Abbiamo migliorato e miglioreremo, perché non è finita qua, nel senso che se noi avessimo avuto i soldi per da subito fare tutto quello che si voleva a disposizione dei cittadini, sicuramente sarebbe stato più semplice. Ma è un percorso, guardate, che sta dando grandi risultati. Voi pensate, siamo arrivati a quasi il 70% di raccolta differenziata, un segnale che gli spezzini sono persone per bene, civili, puliti, e che c'è qualche mela marcia, ma che stiamo sanzionando e stiamo sicuramente migliorando da questo punto di vista. Un anno fa non eravamo al 50%, quindi veramente un salto in avanti notevole.
I turisti ci dicono, sono aumentati del 10% in un anno, ci dicono che la nostra città è bella, apprezzabile, è migliorata e questo quindi è un percorso che ci conforta, ma che deve continuare a essere affiancato ad esempio a grandi eventi, grandi spettacoli. Noi in questo anno abbiamo fatto delle grandissime cose, lo dico con orgoglio perché abbiamo portato più nazionali, ad esempio sportive nel nostro territorio, torneranno, nazionali di altri paesi, di vari sport, eventi musicali, eventi teatrali, veramente un grande risveglio, un grande risveglio. Secondo lei qual è il progetto che farà davvero fare il salto di qualità alla città? Ma sono tanti progetti. Innanzitutto quello di avere una città bella, pulita, mantenuta bene. Poi se mettiamo insieme progetti di riqualificazione veramente del centro città con quelli delle periferie, che ancorché in discussione in queste settimane come posticipo degli interventi, noi garantiamo che una parte di quegli interventi saranno fatti lo stesso, per avere un golfo pulito, perché a oggi troppa fognatura va in mare e nonostante che chi ha amministrato da decenni e decenni non si è reso conto che non aveva completato il sistema di fognature, che se sentiamo dei brutti odori certe volte passeggiate a Morin non è dovuto al caso, ma è dovuto da scelte, che sono scelte che hanno sottovalutato la sensibilità dei turisti, dei cittadini, ad avere una città bella con un golfo il più bello possibile, con acque più belle possibile. Proprio in questo interverremo con i progetti importanti che abbiamo fatto tramite il finanziamento dell'atto idrico, ad esempio Val dell'Ora, Migliarina, saranno collegate integralmente al depuratore. Con i soldi delle periferie o con i soldi del lato idrico faremo le fognature a Fossamastra, a Pagliari, a Pitelli, a Muggiano, quindi avremo fra pochi anni un netto miglioramento della nostra qualità delle acque, ad esempio. Rimanendo sulla linea di costa c'è poi il progetto del Waterfront, sì, che è una grande scommessa per il futuro del Golfo, non solo della città. A che punto siamo? Ci sono stati dei passi avanti? Beh, innanzitutto questo sarà un'opportunità per i nostri giovani, per gli investitori di tutto il mondo, per rilanciare la nostra città oltre i propri limiti. Quindi una sfida del futuro che tutti dobbiamo cogliere, perché è un fatto storico, non perché abbiamo firmato noi il protocollo per far restituire alla città 58.000 metri quadrati della Calata Paita, quindi una cosa mai prevista e mai vista. Abbiamo firmato questo protocollo col Ministero delle Infrastrutture, la Regione, l'Agenzia del Demanio, l'autorità portuale e noi. Una volontà di intenti che dovrà essere recepita per accelerare con una legge, però la Calata Paita ha bisogno di tempi tecnici, solo per spostare i binari ci vorranno circa 3 anni, 2 anni e mezzo, in questi 2 anni e mezzo, 3, noi dobbiamo progettare il futuro della Calata Paita e lo faremo appena la norma ce la restituirà veramente. Per adesso la Calata Paita in parte vedrà un progetto di privati gestito dall'autorità portuale per la realizzazione di un terminal crociere, da lì inizierà la nuova Spezia. Una città in questo tipicamente ligure, schiacciata tra il mare e le colline, una città che ha bisogno di spazi e in questo diventa veramente cruciale il tema delle aree demaniali, è un tema su cui fin dall'inizio l'amministrazione si è spesa. È un tema molto importante, molto delicato, che ci vede confrontarci con la Marina Militare in primis, perché la città obiettivamente ha limiti fisici limitati, ormai è delineata proprio tra il mare e le colline la realtà. C'è il tema dell'AREP, del completamento della bonifica, però la società proprietaria attualmente ha chiesto un concordato fallimentare al Tribunale di Milano. Dobbiamo capire come si chiude questa storia e come recuperare un domani quell'area e completare quell'area. Abbiamo il tema dell'area dell'Enel, se si libererà e quando si libererà, vedremo nelle prossime settimane se da Enel ci sarà una risposta definitiva oppure no, e poi abbiamo il tema della Marina Militare. Noi vogliamo bene la Marina Militare, però chiediamo un'apertura alla città, non siamo più nel 1800, dobbiamo avere il coraggio di lavorare insieme per crescere insieme. Marina Militare all'avanguardia, grande opportunità occupazionale di tecnologie e di prospettive, però anche la città ha bisogno insieme di crescere, magari sfruttando anche la parte turistica, il Museo Tecnico Navale, la possibilità lì di esporre un sottomarino, ma anche di parcheggi. Noi possiamo far rivivere il centro città anche in termini commerciali se realizzeremo un concetto moderno di centro storico e di centro commerciale, che sarà in antitesi ai grandi outlet, ma che avrà il valore aggiunto
di una storia vera. La qualità della vita poi di una città si misura anche dal trasporto pubblico che è presente, i servizi, le scuole e dal punto di vista appunto delle scuole, dei servizi sociali c'è stata un'attenzione particolare sin dai primi mesi anche per quel che riguarda le tariffe relative a mensa e a tutti i servizi che riguardano appunto i nostri istituti. Sì, per quanto il nostro bilancio è un bilancio molto critico, abbiamo ereditato 48 milioni di debiti, 33 di crediti dubbi esigibilità, un disavanzo tecnico di 15 milioni che dobbiamo pagare a rate in 30 anni. Noi abbiamo voluto far sì che i nostri valori fossero effettivamente vissuti anche nell'azione amministrativa e riconoscere le famiglie che mettono al mondo un figlio, non un costo per la società, ma un bene per la società, è stato proprio concretizzato col taglio del 18% delle tariffe degli asili e delle scuole primarie e in più un taglio del 18% per i buoni pasto con un'esenzione fino a un certo limite ISEE che supera di poco i 5.000 euro per iniziare questo, perché in costanza, come dicevo prima, di pochi soldi abbiamo dato un segnale chiaro. Il nostro futuro dipende da quanti figli mettiamo al mondo, da come li curiamo, da come li trattiamo. Non può essere che una famiglia, una coppia metta al mondo un figlio e uno stipendio vada solo per mandarlo all'asilo o per mandarlo alla scuola primaria. Quindi questo è un segnale importante. Avremo nel cuore il desiderio di continuare così, di dare ulteriori segnali di questo tipo. Appena è possibile lo faremo, ma noi dobbiamo investire nel nostro futuro. Questi temi verranno sicuramente approfonditi nelle prossime puntate, però adesso diamo la parola ai cittadini perché i cittadini che abbiamo incontrato in centro hanno rivolto delle domande specifiche al sindaco e il sindaco risponderà. Sono Sandra, sono mamma di due gemelline e il problema principale che abbiamo riscontrato è che i giardini, pur essendo tenuti molto bene, sono un po' poco sicuri e effettivamente non ci vado tranquilla quando ho le bimbe. Ecco. Beh, signora Sandra, da padre le posso dire che questo è un tema che noi abbiamo a cuore e cerchiamo di affrontarlo in due modi. Il primo con una presenza maggiore da parte dei vigili urbani e delle altre forze dell'ordine. E questa è una cosa che abbiamo già concordato. L'altra è il progetto proprio di riqualificazione dei giardini pubblici grazie al fondo strategico che la Regione Liguria ci ha assegnato e saranno previsti gli interventi proprio di, da un lato, presenza di telecamere, dall'altro anche una maggiore illuminazione. Poi vediamo cosa possiamo fare ulteriormente, ma sicuramente questo è un tema per noi molto molto sentito. Sono Edoardo e chiedo al sindaco se c'è la possibilità di avere dei servizi più puntuali, più specifici a favore dei turisti, nel senso che ci sono poche informazioni, soprattutto nelle lingue dei turisti, quindi più lingue, più cartelli, più indicazioni e soprattutto una segnaletica là dove c'è per esempio l'hub delle navette che secondo me dovrebbero essere potenziate dal punto di vista turistico e soprattutto segnalate soprattutto in relazione al fatto di raggiungere dagli autobus la stazione. Sì, sicuramente stiamo lavorando a un progetto che migliorerà l'immagine della città anche dal punto di vista turistico, fermo restando che tante cose sono state trovate e proprio recentemente in questi giorni abbiamo fatto un accordo per gli hub e quindi permettere ai turisti di andare dal Viale Fiesca alla stazione con un collegamento specifico. Quindi un impegno importante che realizzeremo anche tramite il DMO, che è il sistema per promuovere il nostro golfo, la nostra terra, deciso dall'amministrazione, sarà costituito nelle prossime settimane. Anche qui tutto un lavoro che è stato fatto in questo anno e che vedrà proprio i primi frutti nei primi mesi dell'anno prossimo. Quindi io la ringrazio e vedrà che non la deluderemo. Buongiorno, sono Bruno e vorrei semplicemente far presente questa situazione. In certe zone della città, a tarda sera, alle 2, alle 3 di notte, indipendentemente dai giorni, probabilmente più verso il fine settimana, il sabato sera, che c'è un po' di movide, un po' di altre manifestazioni, ci sono delle zone che sono molto molto rumorose, fastidiose di chi tranquillamente vorrebbe dormire durante la notte. Non parlo delle 10-11 di sera, ma
tanto per avere un riferimento, alle 2 di notte, motorini che arrivano, vanno, sgommano e fanno un baccano che fanno stare le persone non tranquille a dormire in pace. Grazie. Beh, è importante indubbiamente il tema posto. Noi dobbiamo far convivere le attività commerciali, un po' di divertimento da parte dei ragazzi, con la convivenza notturna, chiaramente i cittadini devono riposarsi. Abbiamo fatto sostanzialmente un piano di presenza maggiore delle istituzioni con le forze dell'ordine, grazie alla gentilezza della prefettura, la polizia, i carabinieri, guardie di finanza, i nostri vigili. Comunque oggi le nostre strade sono presidiate giorno e notte. Poi c'è un tema legato alla troppa concentrazione in certe vie che crea un problema di disturbo notturno molto importante, in presenza di turisti e avventori. Lì stiamo ragionando per creare iniziative, ad esempio sulla passeggiata Morin, i giardini, in modo di non far sì che ci siano troppe concentrazioni. Ma l'importante è che la nostra città sia viva, con rispetto di tutti e di tutte le sensibilità. E questo è un percorso che noi stiamo facendo insieme e vogliamo farlo insieme proprio anche alle forze che rappresentano l'associazione di categoria, perché insieme i problemi si affrontano in modo ragionevole, non disperdendo il valore aggiunto che avete visto realizzarsi negli ultimi mesi di presenza di tanti turisti e cittadini che vogliono divertirsi e spendere nella nostra città.